Con l'arrivo della primavera è arrivata anche la voglia di gelato. Andiamo a capire quali sono i gusti preferiti dai noveresi sentendo varie gelaterie della città. Sul prossimo numero, in edicola da venerdì 22 aprile, troverete tutte le indicazioni e le curiosità. I gusti classici sì, sono sempre marzo, quelli sì, che vanno no, no, però da noi la carota è richiestissima dai bambini. Sì, ok. E anche la barbabietola, soprattutto finché non è arrivata la fragola, era la fragola alternativa per i bambini. Se no, un altro gusto interessante per tutti è sicuramente il caramello arachide fatto con un crumble all'arachide dorata senza glutine. Che compone la completa l'offerta dei prodotti e dei gelati tutti senza glutine. Ecco, vedo poi una curiosità, no? La torta in coperta, che cosa significa? La torta in coperta è un'idea che abbiamo avuto quest'inverno, in cui facciamo giocare il cliente nel crearsi la propria torta gelato. Sceglie fra quattro basi, torta, una carrot cake, un brownie, un banana bread e un tortino al cuore morbido fondente. Poi sceglie una pallina di gelato e alla fine un ciuffo di panna. E il gioco è fatto. Insomma, si può creare il gelato come vuoi. Si può creare e lo si può anche portare a casa, perché in realtà le torte sono nel formato delle coppette da sport, possono essere consegnate o portate a casa con il gelato a parte e giocare a casa con questa composizione. Una novità, abbiamo fatto all'inizio di stagione, ricreato il pesto gelato, ed è andato, non credevamo, l'abbiamo venduto tantissimo. E poi in collaborazione con un negozio che hanno aperto adesso faremo un gelato speziato, perché il nostro è naturale e quindi ci affidiamo alle materie prime. E voglio provare a fare un gusto che ho assaggiato l'anno scorso in Sicilia, è un mix di frutta secca con una variegatura cioccolato fondente e un topping al mandarino. E abbiamo introdotto la nocciola senza lattosio per gli intolleranti al lattosio, che è un gusto un po' diverso dalle solite frutte o dal fondente. E poi vabbè, abbiamo i nostri classici che vanno tantissimo, e quindi il mascarpone, i fichi caramellati, il caramello salato, il pan di stelle. E sono quelli più richiesti, insomma. Quali, alla fine tradizionali sono? Sì, poi la novità comunque va, però i gusti tradizionali ci danno la certezza di essere sempre, non possono mancare, ecco, insomma, non possono mancare. Noi di Agrigirate di Novara il 25 aprile faremo un anno, quindi sarà il nostro primo compleanno, e stiamo pensando di festeggiare insieme ai nostri clienti in maniera un po' più tradizionale, quindi magari producendo un nuovo gusto e facendo assaggiare questo nuovo gusto ai nostri affezionati. Per cui niente, aspettiamo il 25 aprile e buon compleanno alla Grigiateria di Novara.